È Daciano Mussolini, la figlia primogenita del Duce, a Villa Torlonia, la residenza dei suoi genitori a Roma tra il 1928 e il 1943. Contessa, è molto che lei non viene qui a Villa Torlonia. È dal 43. L'ultima volta sono stata qui nel 43. Poi è successo tutto quello che è successo e finito. E non ci sono mai più voluto ritornare. Molti ricordi? Sì. Molti, piacevoli, spiacevoli, sgradevoli. Insomma, una parte della mia vita si è svolta qui. Per esempio? Non so, io per esempio quando passavo un mese, il mese di maggio, il mese di ottobre con papà qui sola io, perché i miei fratelli e mia madre stavano a Milano. E poi praticamente poi mi sono sposata, ma no, sono stato 3 o 4 anni qui. E come lo trovo? Molto cambiato tutto questo? Ma direi di sì, francamente. La villa mi pare in pezzi. Non so, non trovo niente di quello che c'era allora. Vedo degli sconosciuti che camminano. Basta. Edda Ciano Mussolini è nata nel 1910. Vive a Roma. C'è qualcosa di misterioso nell'atmosfera di una vecchia e bella dimora signorile come questa, oggi non più abitata, dopo essere stata al centro di grandi avvenimenti e di grandi sciagure. In questa puntata della nostra trasmissione abbiamo intervistato Edda Ciano Mussolini e più brevemente Romano Mussolini. Vale per loro ciò che abbiamo a suo tempo detto per Vittorio, e cioè che non hanno avuto nessuna parte in nessuna puntata di questo programma, né per ciò che riguarda il testo, né per la scelta delle immagini. Sono responsabili solo di ciò che dicono in prima persona. Il 24 aprile 1930. Costanzo Ciano, la moglie Carolina e la figlia Maria al ricevimento per le nozze di Galeazzo Ciano con Edda. Li riceve il Duce. Dino Grandi e Monsignor Borgoncini Duca. A Villa Carpena ci va mai? Ci vado spesso,
Vado spesso a Villa Carpena, adesso un po' meno che mia madre non c'è, ma ci vado spesso. Dopo la guerra i rapporti con sua madre come andarono? Migliorarono sensibilmente. Ci furono delle difficoltà all'inizio, no? Certo, ci furono delle difficoltà, ma forse l'unica cosa che ho fatto di bene, sono riuscita a mettere insieme due famiglie che avevano tutte le ragioni di odiarsi o quasi. E io invece sono riuscita a mettere insieme mia suocera, i miei figli e tutti quanti, perché uniti ancora potevamo valere qualche cosa. Se ci sapevamo, allora eravamo belli e finiti. E questo sua madre l'ha capito? Sì. Posso mettere questi maledetti occhiali? Prego. Grazie. Va bene, va bene. Basta. Vai, Nicola. E sua madre ha capito questo suo sforzo per rimettere? Penso di sì. Sì. E gliene è stata grata? Sì. E i fratelli? Ho bei miei rapporti con i miei fratelli, mio fratello stava in Argentina e non l'ho visto per anni. Bruno morì, ahimè, in 41, poi c'è mia sorella che era molto più giovane di me. Capirono che dovevamo essere tutti d'accordo. Infatti mia figlia era la migliore amica di mia sorella, insomma. E questo migliore... Sì, metto gli occhiali. E questo miglioramento quando ebbe luogo? Ebbe luogo, diciamo, dopo 2 o 3 anni. Quando uscì dal confino, nel 46, e poi vidi mia madre a Ischia. E allora lì incominciò. Da Mussolini nel 1946 a Ischia per visitare la madre Rachele. Le apre la porta il fratello Romano, che allora aveva 19 anni. Benito Mussolini e Galeazzo Ciano sono morti. Galeazzo Ciano fu fucilato da un tribunale della Repubblica Sociale di cui era capo indiscusso Benito Mussolini. In quell'occasione le due donne si scontrarono duramente. Si riconciliarono appunto a Ischia. Anna Maria Mussolini, la più piccola dei figli del Duce, s'ammalò di poliomielite, morì nel 1968. Ecco Romano, com'era la giornata di Mussolini a Villa Torlonia? Papà si alzava molto presto, guarda. Cosa che io allora non amavo, detestavo alzarmi presto, anche io dovevo andare a scuola, ma papà si alzava più presto. Faceva sport, andava a cavallo, se no tirava di scherma la mattina, una mezz'oretta, così proprio. Poi andava in ufficio, ritornava e mangiavamo insieme, quasi sempre. Che mangiava? Ma lui mangiava molto poco, molto rapidamente poi mangiava. Doveva trovare tutto quanto pronto, non amava aspettare. Poi dopo si fermava a tavola a parlare, però lui voleva mangiare. Forse gli faceva anche male questo, anch'io sono così, però... Mangiava rapidamente e poco, ti dico la verità che non ho mai visto papà fare dei grandi piatti di pasta, mangiava pollo, mangiava, beveva pochissimo, quasi sempre acqua minerale. Però si fermava a chiacchierare con noi, si interessava dei nostri studi a tavola, così, ti parlo così. Di che parlava? Ma di tutto, guarda. A me piaceva proprio questa, la conversazione era, io ascoltavo, mi piaceva ascoltare papà, raccontava dei aneddoti. E storia, ma non soltanto cose, anche cose simpatiche, umoristiche. Il senso dell'umorismo io l'ho preso proprio dalla mia famiglia, eravamo tutti
Umoristi, guarda, ti sembra dire, pronti alla battuta. Ecco, questo nell'immagine pubblica di Mussolini non viene fuori. Sì, l'immagine pubblica era diversa, certamente. Era un'immagine carismatica, perché quello che ho visto fare dalla gente per papà, e dico la verità, io ho 54 anni, non ho visto mai fare per nessun uomo politico e non politico. Per esempio? Ma per esempio io mi ricordo quando stavo a Mariccione, noi andavamo al bagno molto lontano da dove faceva, circa un chilometro dove prendeva il bagno papà, e io mi accorgevo che, e questo mi faceva quasi là, mi faceva impressione da ragazzino, che papà stava andando a fare il bagno perché si muoveva tutta la spiaggia come una marea, come un lo seguiva in acqua, formiche, e venivano anche da chilometri solo per vederlo. E se avessero voluto fare allora, dico, un attentato o qualsiasi cosa, io penso che non c'era forza pubblica che tenesse. A parte la scarsa forza pubblica che già c'era. Sì, ecco. Dunque, siamo arrivati a colazione. Colazione, poi dopo ritornavi in ufficio. No, dopo si metteva a leggere i giornali. Verso le due già. Sì, non prendeva caffè, che mi ricordi io. E poi si metteva nel suo studio a leggere i giornali. Leggeva rapidamente, ma molto concentrato. Leggeva le cose che gli interessavano. Io una volta dissi: papà, ma tu? E lui leggeva, guardava il giornale e lo buttava via. Dico, in prima pagina, che gli disse, c'era una cosa così, e lui mi disse perfettamente che cosa c'era, perché pensavo che scorresse proprio il giornale e lo buttasse via. E aveva una pila di giornali così, era un lettore accanito. I giornali, quelli che leggeva al pomeriggio, erano quelli della mattina che erano usciti al nord. Sì, sì. E poi dopo ritornava in ufficio, la sera ritornava verso le 7:30, 8:00. E, per esempio, mi ricordo, mangiavamo, giocavamo al biliardo, era, non so se era un buon giocatore di biliardo, io ero piccolino, ma giocavamo tutti quanti. Sì, però facciamo così, a boccette. Così. Facciamo dei giochi proprio di famiglie, birilli, queste cose che. Oh, e alcune volte dopo mangiato si facevano partitelle di calcio davanti lì alla veranda, e poi era sempre. O se no si giocava a tennis, ti ricordi? Era un giocatore non brillantissimo, ma avevamo dei buoni però partners, perché mi ricordo che venivano tanti bravi giocatori come Cucelli, Del Bello, Berardinelli. Però era divertente, guarda, era veramente una grande famiglia. E quando stavamo al mare nuoto, lui era un nuotatore molto di quelli che faceva chilometri a nuoto, io invece pessimo nuotatore. E poi dopo riandava in ufficio, ritornava la sera, mangiavamo insieme, e vedevo un po' di film se c'era. Avevate una sala di proiezione? Sì, no, era in un salone lì, nel salone dove c'era il biliardo, ecco, mettevano. Però lui vedeva al massimo, allora si facevano ad atti, erano 4 atti i film, allora si vedeva il primo atto e poi dopo andava a dormire, leggeva qualche cosa da dormire. E si alzava, dava un bacetto a tutti quanti, io lo abbracciavo, e poi, ecco, era questa la giornata di papà, normalmente, parlo di prima della guerra. Romano Mussolini ha cercato di costruirsi una vita totalmente indipendente dal padre. È un apprezzato pianista di jazz. E oggi, tuo padre, cosa rappresenta per lei? Non so. Non so, perché non voglio giudicarlo come uomo politico, non so niente. Sono ritornata a volergli bene come una volta. Come persona? Sì. E suo marito? Lì c'era un'altra cosa, volevo molto bene a Galeazzo, ma non era questa specie di padre eterno per me, insomma. Devo dire che Galeazzo certo mi ascoltava più di mio marito, sì, di mio padre. E oggi come lo giudichi? Giudico un ottimo uomo politico, che aveva soltanto alcune pecche, diciamo così, ridicole, era un po' snob, piacevano le belle donne, gli piacevano dei palazzi, gli piaceva la vita comoda, eccetera. Era pigro, probabilmente pigro, tant'è vero che andò in aviazione soltanto per questo fatto, perché quando io sono seduto su apparecchio, vabbè, al massimo mi buttano giù, ma non devo fare nessuna fatica, nessuna cosa, insomma. E poi ritorno e c'è un bel bagno che mi aspetta e tutto va benissimo, insomma. Non era molto sportivo
Era sportivo soltanto perché un giorno si accorse che cominciava a mettere sulla pancetta. Allora il golf venne di rigore e andava al golf. Lei mi ha detto, contessa, che uno dei motivi per cui rispettava suo marito era questa coerenza che lui ha avuto nel non volere l'alleanza con i tedeschi e nel fare il possibile per evitare che ci si arrivasse, cosa che lo pose poi in contrasto con suo padre. Sì, ma il Galeazzo, come tutti gli uomini politici, un giorno dicono una cosa e il giorno dopo ne dicono un'altra, perché si cambia sempre, non è mai statica la situazione. Lui non aveva avuto un'educazione, diciamo, tipo francese, eccetera, e risentiva di tutto questo. Adorava i francesi, la Francia, tutte queste cose qui. E io, per la verità, ero molto più pro-tedesca e pro-inglese. I francesi mi davano noia. Erano troppo vicini a noi, in un certo senso. Questo dava fastidio. Invece gli altri no, Galeazzo no. Galeazzo era attratto, era affascinato dalla Francia. È stata una persona coraggiosa. Oh sì. Sì. Come si è comportato durante la guerra, come si è comportato prima, come si è comportato al momento di morire. È stato certamente un uomo coraggioso. D'altra parte, in quei momenti io non può fare la figura del vigliacco. Almeno, secondo me. Io credo che avrei una maledetta paura se avessi un plotone di esecuzione davanti a me. Che mi spara, ma giuro che in quel momento sarei la perfezione, per bacco. Siccome si vive una volta sola, si muore una volta sola, si deve morire. Edda Mussolini scrisse Il Messaggero. Nella raccolta intimità delle due famiglie, con la semplicità e la sobrietà quasi schive che formano come una propizia atmosfera intorno alla confidente giovinezza e al luminoso amore, saranno benedette le nozze di Galeazzo Ciano con Edda Mussolini. La vita si svolge secondo i suoi miracolosi disegni, feconda e patriarcale, nella casa del Duce. I rapporti con suo padre, con Mussolini, quando lei viveva qui, come erano? Ma erano strani in fondo, perché papà lo vedevo la mattina a colazione, poi lo rivedevo alla sera. Poi parlavamo, poi chiacchieravamo, poi andavamo a spasso per il parco e poi quando avevo un momento libero mi portava a vedere la famosa strada di Ostia, che credo che l'ho fatta 150.000 volte. Una volta rimanevo anche impantanati, ma seguivamo questa strada giorno per giorno, minuto per minuto. Andavate spesso, mi diceva, anche a Ostia insieme, passeggiate sul mare. Sì. C'è una bellissima fotografia di papà e me, appunto sulla spiaggia. Non so dove sia andata a finire, ma è molto bella. Tramonto, molto bella. Mussolini inaugura l'autostrada Roma-Ostia nel 1928. Con lui il principe Boncompagni, governatore di Roma. Thank you.
Mussolini inaugura il planetario. Giudizio dava lei negli anni 20, negli anni 30 di suo padre? Negli anni 20 avevo 10 anni. Cosa vuoi che... Un giudizio non politico, che cosa rappresentava per lei? Rappresentava tutto, insomma, tutto quello che diceva papà, faceva papà, e per me andava benissimo. Dovevo diventare la prima aviatrice d'Italia, dovevo fare questo, dovevo fare quell'altro, insomma. Dovevo essere più coraggiosa, non dovevo fare capricci. Non... Scrisse Il Mattino. Nel parco meraviglioso, reso ancora più suggestivo dal luminoso tramonto primaverile, erano state approntate delle piccole tavole e agli invitati è stato offerto un sontuoso rinfresco. E poi, il sorriso di Donna Rachele è dolcissimo, ma non lo è meno quello del Duce, che splende di vivissima luce interiore. Allieve delle scuole medie romane. Ci furono moltissimi doni. Il Duca d'Aosta mandò due leoni di bronzo con questo messaggio. Nelle dolcezze dell'amore, i leoni simbolici del nostro dono ricordino ai due sposi la fiera tempra dei padri illustri. Senta, cosa mi può dire della sua infanzia? Ti può dire che è stata felicissima. Non c'era molto da mangiare, non c'erano divertimenti, non c'era niente, però io ero perfettamente felice. E i suoi rapporti con suo padre? Ma erano straordinari, erano inverosimili. Erano... non era il rapporto tra un padre e una figlia. Era qualcosa di diverso. Papà e io ci capivamo senza parlare. Lui naturalmente mi diceva fai questo, questo che io eseguivo assolutamente, senza discutere. Mi ha fatto fare delle cose terribili, come tenere una ranocchia in mano, così, piccola, verde, me la ricordo ancora, la devi tenere perché tu devi avere coraggio, devi avere far questo, devi far quest'altro. Un'altra volta eravamo in Corso Umberto, no, Corso Vittorio Emanuele a Milano, forse, Corso Vittorio Emanuele, sì. È possibile, il nostro cavallo si imbizzarrì, il cavallo della vettura, e naturalmente scendemmo tutti per questo cavallo, andavamo, ma poi si fermò, eccetera. E allora io dice no, papà, io non rientro più su questa vettura, neanche per niente. Papà mi fece fare tutto il giro di Milano, e allora non era la grande Milano, però era abbastanza grande, tutto con lui vicino, perché io non dovevo avere paura di niente. E un'altra cosa mi diceva sempre, e soprattutto non piangere mai, qualsiasi cosa ti succeda, dolore fisico, dolore morale, eccetera, non devi piangere mai. Scrisse Il lavoro fascista. L'aristocrazia della rivoluzione si riannoda all'aristocrazia della guerra. La figlia del Duce è la sposa degnissima del figlio dell'eroe di Bucari, dell'invincibile marinaio Tirrenico, dell'uomo che noi vedemmo vicino, graniticamente fedele al suo capo, nelle ore più oscure. Romano Mussolini.
E quali potevano essere questi dolori morali? Oh, ce n'erano tanti. Mia madre non mi capiva. Non mi dava fastidio, io davo fastidio a lei. E naturalmente ero sempre io che prendevo le botte. Qualsiasi cosa succedesse in casa, ero sempre io quella che aveva fatto questo, che aveva fatto quello, che era salita sulla finestra, che si rompeva l'osso del collo, che andava a rubare le mele. Ero sempre io. Naturalmente mia madre, che aveva altre seccature e altre storie, perché a un certo momento papà era andato in guerra, e questo succedeva prima della guerra, ma insomma anche in guerra, dopo, eccetera, si doveva sfogare con qualcuno e si sfogava con me. E suo padre come interveniva in queste cose? Che ruolo aveva? Quando poteva intervenire, perché naturalmente non c'era mai, cioè o era in galera, o era al fronte, o era a Trento, o era non so dove, eccetera, eccetera. Ma quando io avevo il coraggio di dire a papà che la mamma mi aveva picchiato, secondo me, contro ragione, ma adesso che sono passati tanti anni penso che aveva perfettamente ragione, perché non si portano dei bambini al quarto piano di una casa su un tetto per far vedere Foro Bonaparte così, eccetera. Mia madre aveva perfettamente ragione, ma io non lo capivo. E mi sentivo così. E una volta che scappai giù per le scale, aspettando papà, dicendo: "Senti papà, la mamma mi picchia." Allora papà arriva su, allora papà diceva: "No, mio padre non mi ha mai dato uno schiaffo, mai. Mettevi in castigo in un angolo, devi rimanere un'ora in quell'angolo." Metteva una sveglia sulla tavola e guardare i minuti. Dal Messaggero. Ecco il duce con la figliola Edda. La bianca veste nuziale di purissima linea per lei creata dalla italianissima sartoria Montorsi modella con sapiente taglio la bella e agile figura. Due pagetti bianco vestiti, Giacinto Guglielmi ed Edoardo Talamo, si chinano a raccogliere il lungo strascico della veste. E poi si forma immediatamente il corteo nuziale che segue la sposa al braccio del padre. Galeazzo Ciano dà il braccio alla madre, Costanzo Ciano dà il braccio a donna Rachele Mussolini. Il corteo sale lentamente i gradini mentre il manipolo dei moschettieri del duce, al comando del centurione Clozà, sguainati i pugnali, ne ha incrociate in alto le punte. E Mussolini si occupava della sua educazione o no? Boh, in maniera molto, direi, stravagante. Perché io non sapevo leggere, niente. Però papà mi leggeva le poesie. Adorava Carducci e poi adorava una poesia di Heine che incominciava, e me lo ricordo ancora adesso, non l'ho mai più riletta: passa la nave mia con venere per il selvaggio mare. La ricordo adesso. Cioè mi leggeva il Morgante Maggiore. I pulci, mi pare che sia. Come poteva venire in mente a mio padre, a me, a 4 anni, di raccontare queste storie? Non aveva senso. E faceva studiare anche il violino, no? Oh sì, per la mia disgrazia. Violino, a 4 anni, mi mise un violino la signora Tretti, che era professoressa alla Scala, veniva da lezione, e io dovevo imparare tutto a memoria, tutte le cose, non so, le scale, le ci sono tante cose, no? Sì. Ecco, tutto dovevo imparare a memoria, perché papà voleva che io suonassi il violino. Lui suonava il violino e io dovevo suonare il violino. Mm-hmm.
Mussolini era per qualche verso in quell'epoca un personaggio stravagante? Beh, in un certo senso sì, per me era stravagante. Come uomo politico, come uomo che era in galera, non era in galera, andava di qui, andava di là, faceva i duelli, arrivava a casa, avevamo una camicia apposta, tagliata sulla manica, eccetera. E papà partiva e diceva adesso vado a fare un duello. Benissimo, tutti noi stavamo tranquilli come se niente fosse, più normale. Poi una volta arrivò e gli aveva tagliato un mezzo orecchio. E arrivò però con un gatto. E disse, questo gatto mi ha portato fortuna. Meno male, evidentemente quello con la sciabola gli avrebbe probabilmente tolto la testa. E invece no. Aveva, non era il padre come usavano allora. Era un padre, non dico progressista, per l'amor di cielo. Quando una volta... È autoritario in famiglia. Assolutamente. E poi, una volta che mi portò alla Scala, tanto per cambiare, e ci fu il ballo Excelsior. Ballerine, bellissimo, magnifico, eccetera. Io ritornai a casa incantata di queste ballerine. E dico, adesso divento anche io ballerina alla Scala. E difatti facevo cose sulle punte, ne facevo di tutti i colori. E disse a papà, senti papà, io voglio diventare ballerina della Scala. Non l'avessi mai detto. Per papà c'erano certe cose che erano tabù. Una figlia di buona famiglia, sia pure socialista, sia pure, atea. Libero pensiero, non erano sposati i miei genitori, tutto benissimo, ma che una figlia, sua figlia, dovesse andare a ballare su un palcoscenico è una cosa che non esiste, e difatti quello. Mussolini esce di prigione dopo la settimana rossa del 1914. Era allora direttore dell'Avanti e leader della corrente più intransigente e rivoluzionaria del Partito Socialista. La vostra era una famiglia povera nell'infanzia sua, cioè prima della marcia su Roma. No, io non ho mai sentito la povertà. Noi avevamo sempre da mangiare. Mangiavo i radicchi, io andavo a prendere i radicchi, sempre in quei famosi prati, rubavo le mele, benissimo, ma non ho mai patito la fame, mai. A realizzare... E non avevo mai il senso della povertà, e non avevo mai il senso dell'invidia, il che è veramente un dono di Dio, perché c'era un ragazzo, cui madre, in questa casa, come dico io, popolare, c'era di tutto, dalla levatrice che ha fatto nascere i miei due fratelli, a quella che faceva gli angeli, che li mostrava così fuori dalla finestra quando erano mezzo morti, cioè morti, già. Ma c'era di tutto, però non c'era l'invidia. Insomma, questo ragazzo, quando sua madre, che faceva, credo, che faceva il mestiere, fanno tante donne, insomma, aveva un monopattino. Si immagina un monopattino nel 1915, 16, non so, era una cosa straordinaria. E io dissi, senti, mi fai provare questo monopattino? E lui molto gentilmente mi disse, sì. Presi, c'è una grande discesa, così, vroom, proprio a spiovere, proprio. E io presi questo monopattino, presi un sasso. Mi presi una botta. Però non avevo nessuna invidia per questo ragazzo. Lui aveva il monopattino, io non ce l'avevo, me lo prestava, era molto gentile. Realizzavate che quando suo padre era in guerra c'era un senso di preoccupazione in famiglia? Com'era l'atteggiamento suo? Mio? Sì. Ma io non ci pensavo nemmeno. Papà era andato in guerra, era bravissimo. Mi scriveva delle bellissime lettere che ahimè sono state rubate, mi metteva dentro degli Edelweiss, sempre un fiorellino dentro, e poi diceva adesso noi batteremo i tedeschi, diventeremo meravigliosi, eccetera, e tu non andare neanche a scuola,
perché io ti insegnerò a scrivere e a leggere. Lei è molto affezionata. Affezionata è dire poco. Direi che è la sola persona che ho amato nella mia vita. Amato, quando dice amore, veramente, è mio padre. Molto bene i miei fratelli, mia madre, tutti quanti. Ai miei flirt, quello che vuole. Ma per me papà, quando papà mi diceva una cosa, era una cosa e io la seguivo, anche se prima di seguirla. La discuteva magari. Ah, la discutevo, succedevano scene indiavolate, però lui rimaneva la sua idea, io rimanevo la mia, però alla fine era sempre la sua idea che aveva ragione. Io non discutevo, ero forse la più gran fascista che esistesse in quel momento. Dopo la cerimonia gli sposi sono andati a San Pietro. Scrisse il messaggero: non si potrà riflettere adeguatamente quella che è stata la manifestazione del popolo di Roma verso il Duce e verso i due giovani che riassumono le sue speranze. Noi crediamo che nessuna manifestazione poteva riuscire più grata e consolante al suo cuore paterno. La spirituale unità della nazione si è raffermata anche in questa circostanza, come per inghirlandare di gioia gli sposi felici e per accrescere coi voti le fortune del capo, ai quali gli italiani debbono tutto ciò che costituisce la loro forza. E i suoi rapporti con i suoi fratelli? Oh, i rapporti con i miei fratelli erano veramente... A parte il fatto che quando è nato lui, io l'avrei strangolato. Subito. Gelosia. Gelosia. Per 6 anni ero rimasta io, operatrice nella casa, eccetera. A un certo momento ci si annuncia che nasce un bambino. Nasce un bambino. È un maschio per di più. Perché papà era convinto che fosse un maschio. Lì non c'erano dubbi. Infatti, è nato Vittorio. Quando è nato Vittorio, io ho avuto una crisi di gelosia, ho tentato persino di rompergli il vaso del collo. Sì. Portai via la seggiola dove stava seduta mia nonna con Vittorio e la portai via così, puff, perché cadesse e si facesse male. E poi perché mi avevano ammazzato il mio gallo. Questo poi è un altro paio di mani. Avevamo un gallo bello, alto, tenevamo in cucina. Stava dietro una specie di sbarra così, ma bello così. E io lo portavo sempre in giro, con un laccio, per portarlo fuori a beccare qualche cosa da mangiare, perché poi non è che ci fosse molto da mangiare. A un certo momento nasce Vittorio, il gallo scompare. Scompare perché si doveva fare il brodo. Per festeggiare. Per festeggiare. Tu non lo vedevi il brodo, ma per festeggiare, eccetera, e il gallo scomparve. Io non mangiai né il brodo, né la carne, né niente, e odiai Vittorio per non so quanti giorni. Difatti tentai di farlo cadere dalla seggiola, non feci nient'altro. Perché poi dopo, poi quando è venuto Bruno, e Bruno era già un altro, allora... Era più accettabile. Sì, ormai ce n'era uno, poteva andare due. Era accaduto. Però, sì. Quando è nata mia sorella Anna Maria, lei mi è venuto un altro attacco di nervi. Perché se fosse stato un maschio, non me ne importava niente. Ecco, suo padre si rendeva conto di questi problemi in famiglia o li vedeva tutti dall'alto? Non credo che se ne rendesse conto. Se ne rendeva conto, poi lì. Di lasciare andare, ma devo dire che mio padre si rendeva sempre conto dei miei problemi. I miei sì. E come interveniva? Che cosa faceva?
generalmente interveniva male. Interveniva sempre sbagliato. Perché interveniva male? Uffa, perché a un certo momento, quando mia zia ha deciso che io dovevo sposare il signor Mangelli, mio padre trovò che era una cosa meravigliosa. Mangelli era romagnolo, era ricco, era conte, era qui, era là, era su, era giù e tutte queste cose. A me non piaceva. Vabbè, ma mio padre disse, no niente, via. Ma sempre colpa di mia zia. E allora io accettai, però sempre con una remora. Noti bene che eravamo già fidanzati, non ufficialmente, ma ufficiosamente. Mazzi di fiori, cose bellissime, eccetera, eccetera. E lei invece, e mi dovevo sposare in aprile, quando mi sono sposato con Galeazzo. Sì. E come fu che poi non lo sposò questo? Ma lì fu una cosa strana. Credo che il conte Mangelli, il vecchio conte Mangelli, pretese o domandò a mio padre se io... Il padre. Se io avevo una dote. E quanto era questa dote? Papà, a questo punto, mi prese un attacco di nervi e disse: mia moglie è venuta via con me, mia moglie che non era poi neanche la moglie, è venuta via con me con una valigetta dove c'era dentro la camicia da notte, eccetera, eccetera. Cosa le viene in mente a lei di domandare a mia figlia la dote? Su questo papà mi fece scrivere una bella letterina, che io fui ben felice di scrivere, dicendo: caro Pier Francesco, mi dispiace per questa cosa, e pum, finì. Com'è che scelse Galeazzo Ciano? Lo scelse perché mi piaceva, perché lo incontrai 10 giorni dopo che avevo piantato Pier Francesco, e mi piacque. Era spericolato, era stato in Cina, era stato... Io ero sempre la Maria di Viaggio, no? Era in Cina, era stato in Brasile, era stato in Argentina. Adesso in quel momento stava la Santa Sede. Strana cosa, Santa Sede l'ho incontrato, Santa Sede è morto. Vabbè, e... Lo trovai simpatico, così. Però tutto molto, molto tranquillo. Era Resi di Villahermosa, che dava questo vallo. E poi lo rividi una volta o due, lo rividi una volta al football e poi lo rividi un'altra volta che andai al cinema con lui, sempre seguito dalla guardia, perché io ero sempre la guardia dietro, dopo il fatto di Matteotti, eravamo sempre una guardia, disgraziatamente. E lui mi disse: senti, dai, ti voglio bene, mi vuoi sposare? E io dissi: perché no? E mi ricordo che sempre il film si chiamava Ombre Bianche. Noti bene, mio marito è stato veramente un marito adorabile, nel senso che capiva, che lui chiamava i miei capricci, mi considerava la figlia maggiore, alla quale si perdonava molto più che agli altri. Sì. Perché diceva: beh, è nata così, è fatta così, e buonanotte. Sì. Ma non ho mai avuto questo. Lei è stata felice con lui in certi periodi? Certo. Quando? Vabbè, in Cina, in Italia. Sono stata felice con lui. Ma naturalmente eravamo diversi. Lui veniva da un'educazione diversa. Lui veniva da una famiglia di ammiragli, e tutti ammiragli, tutti armatori, e tutti così. E aveva una disciplina che Costanzo, che era veramente un uomo formidabile, aveva imposto ai suoi figli così, boom. Lui era così, ma io ero completamente diverso. Io ero una specie di zingara, ero qualcosa di diverso. Perciò qui le cose si scontravano. Però Galeazzo, devo dire, che ha sempre tentato di capirmi. Sì. Mi ha detto: questa non è... Presto mia madre, quando ci fidanzammo con tutti i sacramenti, con tutto il vestito, tutto così, e Galeazzo venne a domandare la mia mano a mio padre, che poi tutti eravamo d'accordo, non è che era una cosa che Galeazzo arrivava così. Mio padre faceva finta di scartabellare delle carte,
Così con aria distratta nello studio. La mamma e io eravamo in un'altra stanza di là. Galeazzo si prese top, perfetto, dai, tutto così, con l'anello di fidanzamento, subito. E credo che domandò a papà se poteva sposarmi, non lo so come andò a finire la faccenda. A un certo momento papà aprì la porta dello studio e disse: senti Eita, sono contenta, sono felice che tu sposi Galeazzo Ciano. Benissimo, magnifico, benissimo. Scendemmo le scale e fu il primo bacio che ci demmo scendendo le scale. E quando io ci penso adesso, dopo tanti anni, dopo quanto tempo è morto, i pochi anni che siamo stati insieme, che poi siamo stati insieme pochissimo, perché uno andava in guerra di qua, uno andava in guerra di là, una cosa e l'altra, devo dire che Galeazzo con me ha avuto una pazienza incredibile, come non avrebbe avuto neanche con i suoi figli. Lei lo rispettava come persona? Accidenti. Ma senza... Ecco, lì era una forma di... Non era l'amore con mio padre, ma era un senso di lealtà, di affetto, di... Come posso dire? Non perché fosse mio marito, sì, vabbè, era mio marito, non aveva importanza, ma effettivamente è una persona che stimavo, che consideravo retta, onesta, perfetta, perfetta per quanto uno può essere naturalmente, ma non ho mai dubitato di Galeazzo, con lui non ha mai dubitato di me, quando io dicevo è così, lui sapeva che era così. Così il messaggero concluse la cronaca del matrimonio. Che la vita degli sposi sia sempre lieta, la loro sorte fortunata e sempre tiepido il loro focolare. Che la divina primavera romana che incorona di freschissime rose le loro fronti giovanili sia il segno di un'eterna stagione di gentilezza e di nobiltà. Lei però politicamente non dava ragione alle posizioni di Galeazzo negli anni 39-40, direi. No, no. Quando lui cercava di impedire l'entrata in guerra. No, no, io ero per la guerra, al primo settembre. Io ho fatto la guerra il primo settembre. Ma lei comprendeva i suoi motivi o no? Trovavo che ero troppo diplomatico per i miei gusti. E lei tende a dargli ragione adesso? No, e meno adesso. Però vorrei chiedere, tornando su queste cose qui, sempre se lei permette, lei poi si è battuta molto, con molto coraggio, per salvargli la vita. Ma certo. Ci può raccontare com'è andata questa cosa? È una storia lunga, non è lunga, ahimè, è stata molto breve, ma... Io ero convinta, e sono ancora convinta adesso, fino all'ultimo, che Galeazzo non ha tradito papà. Se lo ha tradito, l'ha tradito per... Non so per quale ragione, Se si chiama tradimento, perché Galeazzo e molti del Gran Consiglio
credevano che il re avrebbe accettato un cambio di governo, avrebbe accettato i nuovi ministri di papà, avrebbe accettato tutto questo. Sì. Ma io questo non sapevo, poi io stavo a Livorno, poi io andavo in guerra e volevo essere ben lontana da tutte queste storie. Però io trovo che Galeazzo non ha tradito, e siccome non ha tradito, e io ho il senso della lealtà, della giustizia, io mi sono battuta perché lui venisse salvato, ma l'ho fatto fino all'ultimo, rischiando la pelle. E se non me l'hanno fatta la pelle, non è stato perché gli italiani, sì, vabbè, c'era mio padre che diceva no, se ammazzate mia figlia, ho fucilato parapiglia. No, è stato perché il Führer non voleva che io fossi ammazzata. Questo lo dirò fino alla fine della mia vita. Sa di preciso qualche cosa su questo? Non particolarmente, ma so che il Führer ha sempre detto la contessa Gianna non si tocca. E come... Ed era una forma di lealtà verso di lui, perché io con lui sono sempre stata leale fino all'ultimo momento, quando poi finalmente a un certo momento messo in galera di qui, messo in galera di là e tutto questo, allora no, allora mi sono ribellata. E mi sono ribellata come mi ribello io, che a un certo momento una cosa è così e poi cambia e diventa così e non si discute. Così come ho lottato lealmente prima, dopo ho lottato contro di lui, però per me contro il Führer, che non era il Führer, era Ribbentrop, non era nemmeno Himmler, era soprattutto Ribbentrop, che detestava Galeazzo. D'altra parte Galeazzo aveva il torto di dire a destra e a sinistra che detestava i tedeschi. Si sarebbe potuto salvare Galeazzo Ciano, secondo lei? Secondo me sì. Se mio padre l'avesse voluto, l'avrebbe salvato. Lei ha giustificato, non ha giustificato, l'atteggiamento di suo padre in queste condizioni? A distanza di tempo mi rendo conto che non poteva fare nient'altro. Perché? Perché se avesse fatto fare, come ho proposto io una volta, scappare Galeazzo, doveva fare anche scappare a tutti gli altri, che sono morti soltanto perché volevano far morire Galeazzo. Ecco, ma non poteva, adesso mi rendo conto, avrebbe potuto farlo. Ma non l'ha fatto. Lui cercò di giustificarsi con lei, le scrisse, le mandò quando lei stava in Svizzera. Sì, le scrisse una lettera, poco prima del 25 aprile. Se quando ci rivedremo, più o meno, cito così, capirai molte cose e ti abbraccio sempre con lo stesso affetto.